Noi ci siamo in questa commemorazione perché è un fatto che ha sconvolto l'Italia. In questi anni sicuramente è cresciuto un fronte sociale importante contro l'eversione, contro le mafie, contro le commistioni opache, le convergenze parallele. Però la Repubblica non si fonda sulla chiarezza dei fatti. Ci sono ancora troppi lati oscuri che hanno condizionato la vita democratica del nostro paese. Piazza Fontana è uno di questi, oggi ne abbiamo ricordati altri. Lo Stato non è riuscito a fare tutto quello che doveva fare per ricostruire la verità. E un paese, se non conosce la verità fino in fondo, che democrazia compiuta può essere? Credo che ancora oggi le infiltrazioni dei poteri deviati all'interno della politica e delle istituzioni siano la vera emergenza nazionale. Troppe commistioni, troppe collusioni, troppe mescolanze di interessi e non c'è ancora quella determinazione necessaria per fare luce su tutto. E quindi ancora una volta gli intrecci tra mafie, poteri occulti, pezzi della istituzione e della politica rappresentano allora come ora i nodi centrali del nostro paese. Fin quando non si avrà la volontà e il coraggio di fare pulizia fino in fondo, noi non potremmo chiamarci Repubblica Democratica fino in fondo. Questa è la mia convinzione.